anche Dio è una parola. Dice Dio, io dico adesso Dio, e voi che cosa capite? C'è Dio, quello che sta dicendo il Vescovo, Dio, e cioè chi è? Ma chi è questo? È qualcosa, è qualcuno, è un oggetto, è un soggetto, te lo immagini. Dio, se te lo immagini, non è Lui. Se lo chiudi in un concetto, non è Lui. Mi spiego? Così anche l'amore, l'amore non può entrare in un concetto. L'amore è vita, quindi l'amore è vita d'amore, però una parola ti può aiutare in qualche misura a orientarti. Io dico sempre ai giovani, perché voi non andate sul vocabolario di italiano a trovare il significato dell'amore, della parola amore? Risposta dei giovani, perché tutti sanno cos'è l'amore. E sul vocabolario di italiano si va a trovare la parola di cui non si conosce il significato, no? Ma tutti sanno cos'è l'amore, e invece no. Se andassimo a trovare sul vocabolario di italiano la parola amore, faremo una scoperta interessante. Amore è formata da due piccole parole. A trattino more. A è alfa privativa, una negazione, come se ci fosse nega. More è mors. Sapevate che nella parola amore c'è inscritta la morte? Amore vuol dire letteralmente io nego la morte. Io mi lego con te in un rapporto di bene per il quale morirei. Nego la morte, cioè mi dono alla morte. La nego la morte perché la morte non mi fa paura. Per te donerei la vita. Che è esattamente poi il significato che Gesù crocifisso ha mostrato agli uomini. Però siccome io qui non è che voglio fare una predica, ma voglio intrigare la vostra intelligenza sulla scoperta dell'amore anche nell'universo cosmico in espansione. Un grande fisico, Paul Dirac, ha una equazione matematica che volgarmente viene definita l'equazione dell'amore. È la famosa equazione dell'entanglement. Entanglement vuol dire intreccio. Questa equazione vede nell'universo cosmico la relazione tra sistemi fisici. Per esempio, qui nella canzone prima si parlava di due stelle. Siamo due stelle, no? Allora, due stelle che prima di essere due stelle distanti milioni di anni luce erano un'unica stella, un'unica massa, quelle due stelle sono entangled, sono intrecciate. Cioè, quello che capita a quella stella lontana un milione d'anni luce dall'altra stella capita esattamente anche all'altra stella. Vedete, nell'universo tutto è connesso. E che cos'è l'amore se non quella connessione per cui tu decidi di perderti per l'altro, di non chiuderti in te stesso, perché perdendoti nell'altro tu trovi la tua identità. Ecco perché io vorrei rispondere alla tua domanda dicendo: la cura, educare il giovane che cresce alla cura per l'altro, significa educare il cucciolo dell'uomo ad essere umano, ad amare, e amando diventare umano. Ermal Meta, in una canzone di Sanremo che ha vinto il Festival di Sanremo, mi pare al terzo posto, Vietato morire, a un certo punto dice così: la madre dice al figlio, ricorda figlio mio, all'uomo che diventerai, che non sarà mai più grande dell'amore che dai. Ricorda figlio mio, all'uomo che diventerai, che non sarai mai più grande dell'amore che dai. E adesso vi pongo un interrogativo e mi zittisco, perché è la musica che deve parlare e vibrare, giustamente, perché il linguaggio della musica è il linguaggio dell'emozione, ma è il linguaggio anche dell'immaginazione. Ricorda figlio mio, all'uomo che diventerai, che non sarà mai più grande dell'amore che dai. La nostra umanità pendola
non è vero che qui in questa piazza, noi che siamo qui, siamo tutti esseri umani alla stessa maniera. Siamo tutti, sì, nati da papà e mamma e quindi siamo uomini e donne. Ma quanto alla nostra umanità, tra noi c'è chi è più umano di un altro. Allora il pendolo è, ahimè, dalle altezze sublimi dell'umanità bella e buona che è disposta ad amare donando la vita per l'altro. Pensiamo a Don Pino Puglisi, che per aver cura dei figli anche dei mafiosi ha rischiato la vita ed è morto per questo, l'hanno ucciso per questo, per la cura che questo prete aveva anche per loro. Bellezza umana che assomiglia all'umanità di Gesù, bella e buona, che dona la vita per noi, pendola alla barbarie, umana di chi può vantare di aver ammazzato centinaia di persone. Chi ammazza centinaia di persone e se ne vanta pure, non è un uomo o una donna, ma